Per un pelo, ragazzi, per un pelo. Tiro un boia e fa fuori tutto. E vediamo se si riesce a vincere contro il Corea Boy. Ragazzi, contro il coreano. Pam! Che cazzo vuol dire Gnogbo di mare? Cosa? Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video. Ci siamo qua su Clash Royale nuovamente. Sì, sono vestiti alla stessa maniera dell'altro video, perché lo sto registrando di fila, perché non voglio perdere il filo. Come avevamo lasciato nell'altro video, abbiamo ancora il buio della corona da sbloccare, ma oggi dopo tanto tempo faremo una sfida grandiosa. Quindi un bel pollice in su, un commento prima che inizi il video, iscrivetevi al canale e passate dai social in descrizione dopo, e mettete la campanellina se volete notifiche. Inutile vi sia a dire che se il torneo durerà avrò fortuna 8 partite, era diviso almeno in due parti. Inutile che vi dica anche subito, ve lo dico adesso, almeno chi non è interessato esce dal video. Non è un contenuto da pro, faccio video perché mi diverto, non ho interesse nel vincere per forza. Se vinco è più divertente, più bello per me e per voi. Se vi faccio ridere è bello comunque per me e per voi. Quindi se volete un contenuto dove io sto zitto e vinco 12 partite, c'è una croce in alto a destra, una croce rossa, la pigiate, uscite dal video, poi scrivete 12 vittorie in arena e cercate un video del genere, perché non sarà questo molto probabilmente. Lo dico per evitare la gente che fa: ma fai schifo, bleh, che vomito, bleh, brutto coglione. Quindi sfida grandiosa, unisciti e abbiamo queste vittorie. È anche un'occasione per fare un po' di soldini, che siccome ho upgradato i barbari scelti a livello 11 non ho soldi. Ho sbagliato mazzo, ho sbagliato. Perché sono così demente? Io faccio sbagliare mazzo una volta su due, cioè è una cosa grave, eh. Ovviamente il mio stregone elettrico non si gira mai, e quindi sono andato in svantaggio di danni, anche se non troppissimi, però sono andato in svantaggio di danni. Che poi cosa cazzo vuol dire se andato in svantaggio di danni? Cioè non vuol dire assolutamente niente. Facciamo così, sfera infuocata, pam! La torre entra in ammazza 2, barra 1, esattamente. Lui picchia come un nufabbro e facciamo questi. Vediamo se si riesce a pareggiare il danno che ci fa. Attenzione. Sono in vantaggio. Bello, adesso mi piace. Facciamo anche questo, ragazzi, che adesso uno sgherro morirà, ovviamente. Tu hai fatto la zap male, però, amico. Amico Fritz, hai fatto la zap sbagliata. Uela, uela. Ok, qui siamo messi in teoria abbastanza bene facendo questo. Sperando che lui attacchi... No, gli scheletrini. Che culo. Sì, gli scheletrini, ciao. Vabbè, comunque sia, sono riuscito comunque a perdere praticamente la torre. Vediamo se riesco a fare qualcosa prima che lui arrivi. Me l'hai mandato indietro? Bella, questa ci piace così. Allora noi mettiamo lui e spacchiamo la torre praticamente sicuro, perché a meno che tu adesso non faccia una cosa sorprendente, tipo i barbari scelti che hai, la tua torre va giù. Ok, e fin qua ci siamo. Fai barbari scelti, bravissimo, zappiamoli, ristugniamoli, bravissimo. Quindi l'accetta, in teoria dovrebbe averli uccisi. Madonna mia, per un pelo, ragazzi, per un pelo. Non ho ammazzato anche questi due, e peraltro la mia torre rimane anche in piedi. Quindi cosa facciamo? Come la vogliamo buttare giù? Vuoi fare il minatore? Vuoi fare il baule? Tiriamolo per bene, lui attacca un... ha attaccato loro, bravissimi, bravissimi. Tu adesso farai una fireball, giusto? No, adesso non la fai più la fireball, fai loro, loro me li becco tutti, sai? Loro me li becco tutti, perché adesso faccio questo sgherettino qua piano piano, piccolino piccolino. Faccio questo qua così, zac, ok. E qua faccio una bella zap generale e loro muoiono dalle torri varie. Adesso tu vorrai fare nuovamente i tuoi barbari scelti? No. Attenzione, tiro lui e provo a schernire la torre là gigante. Vorrei fare subito gli sgherri, così se tu fai i tuoi barbari scelti, in teoria prendono un po' di danno, ok? Ok. Attenzione, tu hai fatto quello, tu hai fatto quelli, quindi con lui dovrei cavarmela abbastanza bene con tutto, esattamente, esattamente, esattamente. Che lui adesso muore, io faccio lui qui, faccio loro qui, mi tengo la zap pronta per loro, ok. Attenzione, sono andati via praticamente la maggior parte. Tu vuoi spaccare la torre a destra, io non te la faccio spaccare così facilmente, anche perché... Insomma, ok, un colpo d'allo, ok, ha dato un colpo, ragazzi, siamo contentissimi. Adesso basta una bella sfera infuocata qui e un colpo di lui e siamo a posto.
Tre corone facili, facili. Tra l'altro, ripeto, con il mazzo sbagliato, ma ho trovato il mazzo giusto contro. Vedete cosa vi dicevo quando vi dicevo che i counter esistono realmente, non sono io che voglio le scuse? Se lui ha un mazzo dove gioca con orda di sgherri, orda di goblin, io tiro un boia, e i barbari scelti tiro un boia e fa fuori tutto. Ma torniamo ragazzi al nostro mazzo classico, che sta sotto al mazzo dei volanti, che sicuramente, adesso l'ho detto, troverò sicuro. Siamo contro un coreano, questo dovrebbe essere coreano se non sbaglio, e vediamo se si riesce a vincere contro il Korea Boy. Allora, io vorrei partire tranquillo ragazzi, tipo con un cavaliere. Lui ovviamente parte con il top di gamma. Ok, allora facciamo questo adesso, zap, ok, e in teoria tutto dovrebbe essere bellissimo adesso, perché adesso faccio lui, che in teoria sta davanti allo stregone elettrico, adesso farà gli scheletrini, esattamente, io faccio la zap, siamo tutti felici e contenti, la sua torre adesso praticamente muore perché fa un attacco ogni due, dove vuoi che vada la sua torre, e appena io posso fare questo lo faccio, bravissima, attaccami questo, ok, volevo dire sto cazzo, ma siamo un po' più garbati oggi, e in teoria anche qui prendi un botto di danno, io vorrei fare una sfera infuocata e rischio di perdere con questa sfera infuocata perché... Ok, forse non rischio di perdere. Abbiamo fatto tre corone. Ragazzi, contro il coreano abbiamo fatto le tre corone più veloci della mia vita, ragazzi. Sono veramente le tre corone più veloci della mia vita, ragazzi. Veramente veloci. Quindi siamo già a 2-0. Adesso, dentro, l'ho detto, farò 2-3 sicuro. Siamo contro Lorenzo 25, che io penso sia italiano, ma sta in un clan, in una gilda, in un... non mi ricordo come si chiamano. Clan, sì. Che si chiama Los Kebabs, quindi magari non è Ita. Magari non è Ita, magari è Turkish. Non lo sapremo mai. Ok, voglio fare lui che tanca. No, ovviamente no, ragazzi. In tutto questo io ho perso dei punti vita alla torre maestra. Mi chiederò un giorno com'è possibile. Fa gli scheletrini e io faccio la zap. Ok, ovviamente ragazzi la zap non ha colpito due scheletrini ballerini che hanno deciso di fare un girello tutto loro. Ma va bene così, siamo comunque in vantaggio. Dovremmo avere più o meno circa lo stesso Lisir per una vittoria ancora più fragorosa. Non so che cazzo sto dicendo, ve lo giuro. La domanda è, adesso lui ripartirà subito con Log Rider? Perché se riparte con Log Rider me la gusto, perché faccio i barbari scelti, glielo butto giù in men che non si dia. Vorrei fare una fireball e degli scheletrini. Ok, lui ha toccato la torre? Molto probabilmente sì, ma a noi non ce ne frega niente. Io ho fatto adesso ragazzi tutto, lui non ha più gli scheletrini in teoria, giusto? Giusto. E invece ce li ha. Però glielo buttai giù in men che non si dia. Lui in teoria ha usato 3 di sir per gli scheletrini. Forse la torre ce la facciamo a buttarla giù. Esattamente. Così mi piaci. Adesso il suo grider però è a giro ragazzi. Il suo grider è una realtà. Lui tira quello perché in teoria... Lui tira quello perché in teoria vuole fare lo grider adesso. Esatto. E vuoi fare anche l'orda di sgherri? Non credo. E, ma tirare i barbari scelti ragazzi 7 anni dopo, che vi giuro che se non si girano mi arrabbio. Però ho perso una torre, mi ha laggato. Giustamente, giustamente. Vorrei fare la fireball così in prediction dei suoi scheletrini. Però magari non li tira. E oddio mio ragazzi, ho preso gli sgherri. Vi giuro ragazzi, ve lo giuro che li ho presi gli sgherri, eh. Il drago è stato completamente polverizzato ragazzi. Bellissimo. Lui giocherà sicuramente a destra adesso. E ci giocherò anch'io, quelli bello. Questo non ti piacerà, eh. Vorrei fare lui così. La torre, ti prego torre, per favore lo puoi attaccare? Ti prego, per favore torre, lo puoi... Lui fa gli scheletrini, 3, 2, 1, scheletrini. Mamma mia ragazzi, la zap in prediction, 3 corone ragazzi, 9 corone in 3 partite. Che tra l'altro, se aprivo il baule della corona invece di fare il mongoloide e non aprirlo, a quest'ora ne avevo fatto un altro praticamente. Ma va bene così. Attenzione, apriamo tutto e troviamo niente. Ma estrattore all'otto, volendo possiamo fare, ma 20.000 ovviamente con il cazzo che ce li abbiamo. Siamo ragazzi a 3 vittorie, ma sono state talmente veloci che ne farò una quarta, non di vittoria ma di partita, perché se dicessi quarta vittoria sarei troppo sborone e molto probabilmente perderei a prescindere. Gnogbo di mare, i campioni, questo è italiano. Il punto è, che cazzo vuol dire gnogbo di mare? Vorrei fare ragazzi un drago, sperando che lui non giochi a destra. La madonna, facciamo questo. Ok, e successivamente farei uno grider a prescindere io. Prenderò un colpo di mongolfiera, d'altronde ragazzi mi sa che mi tocca. Però i danni che ci facciamo sono nettamente differenti, perché gli ho fatto 500 danni in più. Quindi il che mi rende molto felice. Vorrei fare il cavaliere sperando che la valchiria si giri, e successivamente fare uno stregone elettrico sperando che il drago muoia poi dalla torre, perché sarei contentissimo in questo. Vorrei fare un cucciolo di drago, che è una mossa sbagliatissima ragazzi, ma che se mi impegnassi a farla sbagliare probabilmente la farei più giusta.
apposta, vorrei zapparli per poi farli morire dal drago che attacca. Ma ragazzi, le sto pensando veramente tutte. Tra l'altro anche lo stregone di ghiaccio muore ed è tutto veramente, ragazzi, bellissimo. Anche questa giocata è sbagliatissima perché molto probabilmente morirò completamente a caso da quelli, esattamente. Però in teoria funge da specchio per l'allodole, lui prende un bordello di danno, il drago fa un bordello di danno, intanto lo stregone elettrico fa un po' di danno e quindi siamo contenti così in realtà. Vorrei fare anche lui e successivamente uno stregone, sì, se non te faccio lo sciame. Questa, ragazzi, potrebbe essere una bella giocata dello stregone elettrico, forse riesco a... Cosa? Perché si è girato rischiando di farmi perdere una torre sto bastardo? Vabbè, in teoria vorrei sperare che lei non riuscisse a uccidere tutti, invece c'è riuscita. Adesso farà gli sgherrettini sicuri. Però io a questo punto, ragazzi, mi tengo open per barbari scelti oppure Ogrider. Posso fare un po' quello che voglio in realtà. Ok, ad esempio faccio questo, ok, e successivamente faccio questo. Ok, allora sono fermato ovviamente un centimetro prima. Faccio questo e successivamente in prediction faccio questo sui suoi sgherri. Guarda, sgherri, non li ha fa. Fatto lo stregone elettrico, ragazzi. C'è lo stregone di ghiaccio, ma forse non basterà. Tre corone ancora. Ragazzi, questa è la mia annata. Tre corone, non me l'aspettavo nemmeno. Ho detto, non farà 260 danni con una martellata lo Grider. E invece ne ha fatti 260 con una martellata. Non due, una, non tre, stella. E in men che non si dica, con un euro che ho investito in gemme ci siamo fatti 4000 gold e 130 carte. E dicendolo, ho appena dato per scontato che perderò le prossime tre, ma lo scopriremo nel prossimo video. Anche se oggi è il mio giorno fortunato, ragazzi, sono costretto a smettere di registrare perché di là c'è lo chef Canavacciuolo che sta cucinando, che è mia mamma. Registrerò un'altra volta e scoprirete la fine del torneo. Forse oggi pomeriggio alle 5 o alle 6, dipende a che ora uscirà questo video in realtà, oppure un altro giorno, quando mi prende bene, chi lo sa. Magari se non lo aprite aspettandovi il video alle 18 perché volete vedere solamente il risultato finale, non lo farò uscire apposta. Quindi non vi lasciamo un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, passate dei miei social che sono qua sotto in descrizione. Noi ci vediamo anche al prossimo video. Per questo video è tutto, ciao Nini!